oggi unboxing. Un video veloce perché è arrivata roba e non mi ricordo neanche più di cosa si tratta. Per cui vediamo intanto subito questo. Ah, chiavette da 32 giga Kingston Data Traveler. Speriamo che durino, perché ho problemi con le chiavette USB. Durano poco, si bruciano, si sfasciano. Quindi queste vanno aperte con violenza. Sono dure, hanno l'aspetto robusto, molto molto interessante. Bene, ora spacchetto anche questa, perché queste le uso subito, ci metto le cose, ci faccio le immagini di Clonezilla per fare le copie dei dischi, ora che ho imparato a farlo. Magari farò un video apposito su questa meraviglia di Clonezilla. Bene, queste me le metto già in tasca. Ecco fatto. Poi abbiamo una busta che squartiamo immediatamente con il coltello, e non so cosa contiene un'altra busta che squartiamo immediatamente senza coltello, che contiene un'altra busta. Che cos'è questa roba? Ah. Ok, questi sono dei liquidi che avevo preso per il saldatore, sono del fussante. Va bene, questo lo metto qua. No, questo non è fussante, che cacchio è? Vabbè, me ne fotto. TME.eu ci spedisce i condensatori elettrolitici ordinati per riparare l'amplificatore del video precedente, di uno dei video precedenti del Samsung. E guardate che bello, ci mandano la lista con tutti i condensatori Nichicon e Panasonic. No, questi sono tutti Nichicon tranne uno. Notifichiamo con la presente che vi abbiamo spedito i condensatori, e guardate quanti sono, e guardate quanto sono belli nelle loro bustine. Bene, questo ci voleva. C'è anche del preziosissimo cartone. Guardate che bello questo cartoncino. Bellissimo. Questo si può appallottolare e mangiare. Si può fare un ottimo brodo. Brodo di cartone. Potrei fare un video su come si fa il brodo con il cartone. È una cosa molto buona da mangiare. Molto buona. Poi abbiamo questo che sinceramente non so cos'è. E viene da qualcuno. Vediamo se riesco ad aprirlo e a farlo vedere. Sinceramente non so cosa sia, che non mi ricordo più. Sono cose prese tempo fa. Ma che cazzo è? Qua c'è dell'imballaggio preziosissimo da conservare accuratamente. Dopodiché questo coltello ha bisogno di essere... Che cos'è questa roba? Ah, sì! Questi sono i meravigliosi transistor per riparare l'amplificatore del video precedente, che adesso non mi ricordo, l'SA300 qualcosa. Guardate, transistor a non finire. New old stock. Alla fine ho deciso di prendere tutti questi transistor, così poi me li posso sbattere sulla schiena. Posso giocare con i miei amici a tirarci i transistor sulla schiena. Guardate che belli. E questi servono per riparare lui, che è qui smontato e che riparerò tra un mese, perché prima non ce la faccio. Ed è il Kenwood. Kenwood. Non vedo la sigla. Vabbè, ma insomma, è il... due video fa io ho smontato questo Kenwood. E questi sono i transistor, quindi li metto insieme ai condensatori qui, perché serviranno adesso. E per finire, una cosa che cercavo da tanto tempo per il mio computer, immagino che sia ciò. Ah,
vediamo se riesco a aprirla senza sfasciarla, ma questo è un ricambio per il mio portatile ed è la tastiera. Ed è la tastiera USA, la tastiera USA, 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 senza le maledette lettere accentate, tastiera nuova di zecca. Finalmente, finalmente avrò i tasti al loro posto. Una tastiera USA, USA, nuova di zecca, fantastico. Questa la monterò prima possibile al posto della merdosa tastiera tedesca che ho adesso. Che non è proprio tedesca, ma non si capisce che cazzo è, perché ogni volta ho i tasti sbagliati. Qua ho delle lettere stronze, come vedete, ho lettere stronze, e è una QWERTY fortunatamente, ma ha le lettere stronze e non trovo mai le cose, un macello. Bene, grazie per aver visto questo breve video di unboxing di cose. Gli oggetti più preziosi sono ovviamente gli imballaggi e il cartone con cui farò immediatamente una bella zuppa. Ho montato finalmente, dico finalmente, la tastiera USA. Ah, che meraviglia, niente più accentate, niente più lettere del cazzo, io odio le accentate. Io scrivo solo e unicamente in asci. Quando devo fare una lettera accentata faccio come si è sempre fatto su internet, e cioè lettera e apostrofo. Questa è una E accentata. E comunque, insomma, è una mia mania. Però per la programmazione la tastiera USA è decisamente più comoda, perché programmando in C tu hai direttamente pronte le parentesi che ti servono, le graffe eccetera. È molto più comoda per programmare. Va bene, e detto questo, niente, ci vediamo in un prossimo video. Questo è stato molto breve e privo di rutti.